Questa relazione, alla fine di queste 90 pagine, afferma che ETRA è il migliore interlocutore possibile per quanto riguarda il comune di Mestrino e non solo. Evito di citare tutti i numeri perché diventa noioso e poco costruttivo per la serata, però mi piace perdere solamente 40 secondi di lettura dell'ultima pagina di questa relazione, che è un po' il riassunto della relazione, cioè la conclusione positiva del rapporto ETRA-Comune di Mestrino, quindi ETRA-Cittadini di Mestrino. La relazione si conclude in questo modo. Permettetevi un po' di cinema che all'assessore Mengato non piace, suggerisco a chi sta ascoltando in questo momento tra i presenti e chi ascolterà invece la registrazione audio, suggerisco di socchiudere leggermente gli occhi e di immaginare di essere negli anni 30, di avere, credo a tutti voi sia capitato di vedere in TV qualche trasmissione su Rai Storia o comunque su Rai 2 di Minoli quando parlava dell'epoca del ventennio. Ci sono i filmati dell'Istituto Luce in bianco e nero un po' rovinati e c'è quella voce da stile impero, diciamo, che magnifica chi governava all'epoca. Immaginate un po', socchiudete gli occhi, immaginate quella situazione e ascoltate queste parole, è la chiusura della relazione. Come già premesso, occorre inoltre evidenziare come il territorio gestito da ETRA S.p.A. presenti degli indicatori di performance ambientali del sistema di gestione dei rifiuti urbani molto elevati e per tutti i parametri in linea con l'indicazione normativa. Elevata percentuale di raccolta differenziata, contenimento della produzione totale del rifiuto urbano, raggiungimento dell'obiettivo di riduzione del rifiuto urbano, conferimento in discarica quasi nulla, commisurazione puntuale della quantità dei rifiuti conferiti, elemento che rende il sistema conforme all'applicazione della TARES con modalità corrispettiva, evitando in questo modo significativi aumenti di costo. Possiamo pertanto concludere che una valutazione sintetica che tenga conto dell'indicatore costo pro capite e degli indicatori di performance del sistema integrato di gestione nel suo complesso, e qui evidenziato bene, conclude la relazione, i servizi di gestione dei rifiuti erogati da ETRA nell'ambito degli affidamenti in essere da parte dei comuni soci rispondono ampiamente a criteri di efficienza, efficacia ed economicità. Io, dopo aver letto questa relazione, ho detto, cioè qua bisogna votare, abbiamo fatto la riunione, bisogna votare assolutamente a favore, perché meglio di così non si può, ed è assurdo pensare di andare contro questi criteri di efficacia, di efficienza e di economicità. Poi ho commesso un errore, ho letto la frase più piccola sotto. Premetto che alla mia età ho alcune esperienze professionali alle spalle, il mio curriculum da quando sono candidato sindaco è online, ma non c'è scritto investigatore, quindi ho fatto quello che fa un cittadino comune, essendo un cittadino del 5 Stelle anche di livello basso, diciamo, culturalmente, qui non c'è l'assessore, il consigliere Menallo che sarebbe d'accordo con me. Ho letto chi l'ha fatta questa relazione. La relazione è stata redatta da Sintesi SRL di Vigonza. È la domanda che mi sono posto. Sintesi RL sicuramente sarà una ditta, che è uno studio che ha super partes, che valuta la qualità del servizio non solo di ETRA, cioè, ripeto, non sono un investigatore, quindi la cosa più elementare che mi è venuto da fare è quella di scrivere Sintesi SRL su Google, cliccarlo e cliccare il link che mi è venuto fuori. Si apre un sito meraviglioso dove c'è scritto che Sintesi SRL realizza progetti, studi e ricerche nel settore rifiuti, raccolte differenziate e comunicazione ambientale. Quindi dico, è stata scelta una società che fa per lavoro e professionalmente quello che appunto ha redatto, cioè una ricerca nel settore dei rifiuti, è valutata. Poi leggo ancora che è una società nata nel 2002, quindi ancora una volta sono positivamente convinto che la scelta sia stata corretta, perché è un'azienda che ha 12 anni e quindi ha sufficiente esperienza anche nel tempo per poter far bene il proprio lavoro. Ecco, poi ho letto un'altra cosa che c'è scritto. Sintesi SRL è una società controllata da ETRA S.p.A. È una società soggetta a direzione e coordinamento
da parte di Etra. Ora noi andiamo a votare una valutazione positiva su Etra fatta da Etra, a meno che non si tratti, e l'assessore Piazza se lo dirà fra poco, di omonimia di aziende. Questo la mia fase investigativa non è riuscito a capire. Chi in questo momento ascolta l'audio dirà: questo non sa più cosa dire. No, c'è un leggero imbarazzo nell'aver letto questo.